Ciao, questa è la seconda parte del tutorial sulla finestra verticale degli oggetti di Quadernia. Nella prima parte abbiamo visto come inserire l'oggetto immagine, testo, attività e immagine ampliata, quindi immagine zoomata. Vedremo in questa parte del tutorial invece le forme, salti o link, audio, video, animazioni e scene. Vi rimando alla prima parte del tutorial per vedere le particolarità delle diverse icone che andiamo ad inserire nella pagina e i pulsantini che troviamo negli angoli delle icone. Adesso li darò per scontati, anche se vi li farò vedere probabilmente mentre lavoriamo. Allora, con un clic sul pulsante Forma, vedete che compare l'icona con lo stesso simbolo del pulsante Forma e cliccando al suo interno la I possiamo inserire le informazioni relative a questa forma che vogliamo inserire. Ci comparirà la finestra della galleria delle forme, in questo caso sono tutte disponibili in anteprima e come miniature, quindi selezioniamo una forma che vedremo nella terza sezione. Per le forme possiamo selezionare anche il riempimento, quindi in questo caso non c'è nessun riempimento, vedete che è barrata la casellina riempimento. Se togliamo il barrato, quindi diamo la possibilità di riempire la figura, vedete che si colora di nero perché il colore della forma è nero in questo caso, vedete che c'è un quadrettino nero. Se clicchiamo su questo quadrettino e abilitiamo la selezione dei colori, che cliccando su questo quadrato nero abbiamo a disposizione un menu con tutti i colori. Cliccando su uno di questi colori e salvando attraverso il tasto Salva, Guardar, vediamo che anche la forma si colora del colore selezionato. Possiamo anche in questo caso ancora togliere il riempimento e avremo solo il bordo colorato della figura. Come per le immagini possiamo subir, cioè inserire e caricare delle immagini che ci servono e che non abbiamo ancora nell'archivio e nella galleria delle forme. Questo ci riporterà, come avrete capito, ai recursos educativos. Anche in questo caso vi rimando alla prima parte della finestra verticale degli oggetti per rivedere come agire per caricare le diverse immagini. In questo caso accettiamo, vedete che è stata inserita la nostra forma, possiamo ingrandirla, eliminarla, torniamo indietro con la barra superiore, come sempre possiamo spostarla con un clic al centro e la trasciniamo all'interno della nostra pagina, possiamo girarla dei gradi che desideriamo oppure abbassare o alzarla di livello. In questo caso c'è solo un'immagine, quindi non si vedrebbe la differenza, perché rispetto allo sfondo non ha nessuna conseguenza. Eliminiamo la nostra forma perché adesso inseriamo un salto. Clicchiamo sul pulsante, vedete che compare sempre la nostra icona, e clicchiamo al centro per le informazioni. Il salto, vi dicevo, può essere paragonato al link, però ci permette di saltare a una pagina, quindi ci rimanda a una pagina. Vedete che in questo caso è selezionata proprio questa opzione, però abbiamo a disposizione sia il rimando a una pagina, ma anche il rimando a una pagina web, quindi o alla pagina del quaderno o alla pagina web, oppure addirittura ad un file. Allora, guardiamo le tre opzioni. Se rimandiamo attraverso la nostra iconcina del salto a una pagina del quaderno e clicchiamo sulla freccia, si aprirà un menu a tendina, sempre, che ci farà comparire le diverse pagine del quaderno. In questo caso noi abbiamo 5 pagine, quindi abbiamo a disposizione dalla 1 alla 5. Clicchiamo ad esempio sulla 2 e vedremo che il salto ci rimanderà alla pagina 2. Possiamo poi selezionare l'opzione Aprire una pagina web e
e inserire l'indirizzo della nostra pagina web, quindi il salto ci rimanderà a questa pagina web che si aprirà in una nuova finestra, oppure ad un file. Qui non dobbiamo aggiungere il nome all'interno del campo come facevamo invece per la pagina web, ma clicchiamo sulla lente di ingrandimento che aprirà ancora una volta la finestra degli oggetti all'interno della nostra galleria, dove abbiamo a disposizione alcuni PDF che sono già salvati perché facevano parte del quaderno Los Poliedros. Ad esempio abbiamo questo file PDF che si chiama Tetraedros e possiamo accettare per dire che vogliamo linkare la nostra immaginina di salto a questo file. Come sempre, anche da questa galleria possiamo caricare dei file che non abbiamo già presenti all'interno del nostro archivio di quadernia, ma che ci servono per essere collegati. Quindi i collegamenti possono essere fatti, come dicevamo, ad una pagina del quaderno, ad una pagina web o a un file. In questo caso, per comodità, facciamo un collegamento all'interno del quaderno, quindi alla pagina 2. Il nostro collegamento poi può apparire come un bottone trasparente, che è molto utile perché lo possiamo sovrapporre ad esempio ad un'immagine, ad una scritta o a qualunque altro oggetto all'interno del nostro quaderno, oppure possiamo attribuire al nostro bottone un'immagine. Clicchiamo sempre sulla lente di ingrandimento per andare a cercare e selezioniamo una delle immagini che abbiamo all'interno del nostro archivio di immagini, ad esempio una freccia, che mi sembra abbastanza aderente a quello che vogliamo fare. Anche in questo caso potremmo caricarne un'altra che non abbiamo nel nostro archivio e accettiamo. In questo caso, come vi dicevo, il nostro collegamento quindi è un'immagine, ha un'immagine. Se salviamo, ovviamente anche in questo caso potremo cancellare, invece salviamo e andiamo a vedere all'interno dell'anteprima, quindi previo anteprima, che la nostra freccia appare nella pagina 1, ma se clicchiamo sopra vedete che la manina cambia aspetto, ci riporta direttamente alla pagina 2. È un collegamento alla pagina 2. Come vi dicevo, è interessante anche l'aspetto trasparente del collegamento stesso. Lo salviamo per vedere ancora una volta l'anteprima, perché ci permette di sovrapporlo a tutti gli oggetti che abbiamo all'interno del nostro quaderno. Vedete che in questo caso è trasparente, quindi noi non lo vediamo, intuiamo solo che c'è un collegamento perché compare la manina e non c'è più la freccia. Anche in questo caso ci riporta alla pagina 2. Uguale per tutte le altre opzioni, quindi alla pagina web e al file che verrà aperto. Eliminiamo il nostro collegamento e andiamo al pulsante dell'audio, che ci permetterà di aggiungere l'oggetto audio all'interno della nostra finestra. Vedete che ci compare proprio la barra di gestione dell'audio con il pulsante play, il pulsante stop, la barra per vedere a quanti minuti siamo arrivati nella nostra traccia audio e il volume. Come sempre abbiamo il pulsante info per aggiungere le informazioni del nostro audio, che aprirà la finestra all'interno della quale possiamo aggiungere nel primo campo il titolo. Anche in questo caso possiamo assegnare un'immagine alla nostra traccia audio. Ad esempio, mi viene in mente se fosse una traccia audio di un determinato CD, potremmo aggiungere la copertina, anche in questo caso la possiamo caricare con Subir o accettare e poi selezionare la traccia audio. Clicchiamo sempre sul pulsantino con la lente di ingrandimento nel terzo campo, che infatti vedete sotto che ha le due note, non ha più il simbolo dell'immagine perché dobbiamo caricare una traccia audio, e la cerchiamo tra quelle che abbiamo già a disposizione nel nostro quaderno.
ovviamente potremo sentire un'altra prima con il play, mettere in pausa oppure stoppare. Anche in questo caso possiamo, come sempre, aggiungere una traccia audio dal nostro computer al software Quadernia. Vi rimanderà sempre ai Recursos Educativos. Accettiamo e salviamo. Vedete che abbiamo a disposizione quindi l'immagine, il titolo della nostra traccia e la barra che ci permetterà di gestire l'audio. Andiamo ancora una volta a vedere l'anteprima. Purtroppo non ve la posso far sentire perché c'è un ritardo nella registrazione dell'audio, ma se schiaccio play vedete che la barra che ci fa vedere in che posizione è il suono, la traccia, si illumina, quindi cambia colore perché il suono io lo sto sentendo dalle cuffie. Allora, torniamo alla modalità di creazione, eliminiamo ancora una volta il nostro oggetto audio e passiamo all'oggetto video, che è molto simile. In questo caso non abbiamo più le note, ma abbiamo un occhio e la pellicola. Abbiamo sempre sotto la nostra gestione del video, come per l'audio, e clicchiamo su Info. Introdurremo poi il titolo nel primo campo e andremo a cercare nel secondo campo. Vedete che in questo caso c'è l'icona che è una videocamera, sempre con la lente di ingrandimento, e andiamo a selezionare il nostro video. In questo caso non è presente nessun video, quindi ovviamente dovremo andarlo a caricare attraverso Subir nella cartella dei Recursos Educativos all'interno dei video. Quindi creiamo una cartella e attraverso Creare Recurso andremo a Subir Ficheros, quindi caricare video, caricare file, e andremo a caricare il nostro video. In questo caso è un MP4, lo carichiamo, vedete che è anche abbastanza veloce. Chiudiamo la finestra perché abbiamo già finito il nostro upload del file, che comparirà nella cartella che abbiamo creato. Lo possiamo selezionare e accettiamo. Salviamo le modifiche e quindi la versione del video che abbiamo inserito. Andiamo ancora una volta in anteprima, accettiamo e guardiamo in anteprima il nostro video. Vedete che abbiamo sempre il titolo, il video che parte, possiamo vedere le diverse parti del nostro video, abbiamo sempre l'audio che possiamo regolare. Chiudiamo la modalità visualizzazione e passiamo ad un altro oggetto. Ovviamente in questi sto andando un po' veloce perché la procedura è molto simile. Andiamo all'oggetto animazione, che sono animazioni in Flash. Vedete che appunto compare proprio l'icona di Flash. Clicchiamo sul pulsante Info e anche in questo caso possiamo andare a cercare le nostre animazioni. Guardiamo l'anteprima e possiamo anche in questo caso fare un upload, quindi caricarle oppure accettare se per caso ci serve questa animazione. Non possiamo agire sull'animazione, non è come un'attività, quindi la possiamo ridimensionare, e clicchiamo sull'anteprima per vederla ancora una volta. Accettiamo e vedete che abbiamo a disposizione un oggetto animato all'interno del quale possiamo cliccare. Se siete così bravi che sapete crearvi da soli degli oggetti Flash, potete anche caricare i vostri oggetti Flash originali. Chiudiamo questo oggetto, chiudiamo anche l'oggetto Flash. Benissimo, lo chiudo e lo elimino e passiamo a scene. Clicchiamo sul pulsante scena che, come vi dicevo, ci permette di inserire tutti gli oggetti che fanno parte di programmi particolari.
Nella prima sezione vedete tutti gli oggetti di questi programmi. Quindi il primo è Descartes, poi abbiamo quelli di realtà aumentata, rappresentazione di funzioni, raggi X, operazioni, orologio, strumenti, GeoGebra, SlideShare e YouTube. Come per l'attività, ogni volta che clicchiamo su uno degli oggetti, delle tipologie, vediamo nella seconda sezione della finestra che ci presenta un titolo, quindi la tipologia di oggetto e la descrizione. Possiamo poi selezionare l'immagine, quindi possiamo lasciare l'immagine predeterminata, quindi quella già impostata, oppure selezionare un'altra immagine per i diversi oggetti che andiamo ad inserire. Ogni tipologia di oggetto, come avete visto, ha un'immagine predeterminata, quindi già impostata. Se vogliamo inserire un'immagine nostra, invece, andiamo sempre a cliccare sull'icona con la lente di ingrandimento che ci aprirà ancora una volta la guida per inserire l'immagine. Se scegliamo immagine impostata, predeterminata, non dobbiamo fare nient'altro se non cliccare sul pulsante configurazione. Questo ci permetterà di introdurre il titolo del nostro oggetto, le istruzioni, anche in questo caso diciamo fai così, e l'immagine di sfondo che andremo a cercare e ad inserire. Ovviamente anche in questo caso ne scelgo una a caso, scusate, da sfondi. Accettiamo e accettiamo ancora una volta. In questo caso abbiamo scelto rappresentazione di funzioni come oggetto, possiamo come qualsiasi altro oggetto aumentare o diminuire le dimensioni. Andiamo su anteprima per vedere cosa ci offre questo tipo di oggetto. Vedete che possiamo cliccare sopra l'oggetto rappresentazione di funzioni che ci aprirà lo strumento proprio rappresentazione di funzioni, all'interno delle quali possiamo nei campi aggiungere le diverse funzioni che verranno rappresentate sul piano cartesiano. Farò un tutorial poi sui diversi oggetti delle scene, ovviamente. Allora, sia nella prima parte che nella seconda parte abbiamo visto come inserire le diverse tipologie di oggetti. Se per caso avete delle domande, me le scrivete sempre nei commenti, cercherò di rispondervi e vi saluto. Ciao!